Amici del Fai da Te, ben ritrovati. Oggi siamo alle prese con un problema. Abbiamo un problema di scarico qui nel mio bagno. Praticamente l'acqua continua a scorrere. Il pulsante che dovrebbe ritornare al suo posto, o meglio il galleggiante che vi è all'interno della cassetta dell'acqua, ahimè non riesce a tornare a livello e quindi l'acqua continua a scorrere. Lo si vede, lo si sente dal rumore, ma lo si vede soprattutto giù nel nostro water. Quindi cosa andremo a fare oggi? Andremo a smontare questa cassetta dell'acqua e andremo a rimettere in funzione il galleggiante. Alla fine di questo video, come sempre, vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù se vi è stato utile e di condividerlo con i vostri amici. Andiamo a vedere adesso come si fa a mettere a posto il galleggiante. Buona visione! Allora, per prima cosa dobbiamo andare a togliere il coperchio, quindi in questo caso bisogna alzare da una parte e dall'altra, vedete, si tira in su e si sfila questo, che praticamente ci sono queste due molle che fanno da, vedete, è su e vedete così, bisogna andare sotto, spingere e con queste due dita tirare in fuori, ok? E leviamo il nostro coperchio. A questo punto io uso l'avvitatore perché mi trovo bene, vado a svitare con le due viti qui, una e uno, due. Sentite come scorre l'acqua? Allora, a questo punto qui c'è questo fermo che bisogna, vediamo se questa è la vite che c'è dentro, bisogna svitarla così viene via questa parte nera. Quindi andiamo a svitare questa vite, a un certo punto dovrebbe arrivare alla fine corsa. Eccolo qua, abbiamo tolto la parte, dopo la cogliamo. A questo punto ci sono queste due leve, bisogna tirarle in su o in giù, adesso vediamo, ecco, in giù e una in su, e questi escono, vedete? Eccolo qua, e qui andiamo a rimuovere praticamente il coperchietto che tiene fermo. Allora, prima cosa che bisogna fare, una volta aperto il tutto, bisogna staccare, bisogna chiudere il rubinettino, si fa così. Si va a chiudere, una volta chiuso chiudiamolo tutto, quindi in senso antiorario, questo senso, e sempre in senso antiorario andiamo a smontare, anzi prima facciamo così, magari stacchiamo il tubo, vedete il tubo è dentro e è qui, così c'è questo aggancio qui, basta tirare un poco, eccolo qui che esce, vedete? Questa pinzetta qui lo tiene fermo, ok? Una volta che il galleggiante qui si muove, a questo punto, allora, per poter lavorare bene andiamo a svitare, ecco qui, adesso qui esce un po' d'acqua perché c'è dentro l'acqua, quindi stiamo attenti a non bagnare, si svita sempre in senso antiorario. Stacchiamo il tubo dell'acqua, così liberiamo il nostro, eccolo qua, qui è abbastanza pulito, lasciamolo qui un attimino, e a questo punto noi abbiamo il galleggiante, vedete il galleggiante, eccolo qua, questo cassettino, ecco, fa fatica a scorrere, perché si è bloccato col calcare, vedete? È diviso in due, eccola qua, vedete, adesso è venuto su, ecco, bisogna tenerlo così e bisogna queste due parti bisogna farle scorrere un poco. Eccolo qua, vedete che adesso io lo faccio così, se lo faccio vedere,
Allora, si sente proprio dentro il calcare che dà fastidio, quindi bisogna un po' smuoverlo, poi ci si accorge subito se funziona, perché una volta appoggiato sull'acqua noi vediamo il cassettino che torna su, guardate. No, non torna ancora, eccolo, bisogna proprio che questo torna su, eccolo lì, l'ho appoggiato sull'acqua, adesso lo faccio vedere ancora, guardate, lo si appoggia, avete visto che torna su? Deve, questo logicamente è galleggia, è un galleggiante, deve poter scorrere bene all'interno. Perché scorreva prima l'acqua? Perché questo galleggiante non tornava su più, rimaneva giù e l'acqua gli andava intorno e non riusciva, non andando su, non blocca il flusso dell'acqua e quindi continua a scorrere. Quindi guardate, avete visto come viene su bene adesso? Perfetto, adesso l'abbiamo praticamente un po' disincastrato, ancora un po' così per sicurezza, facciamo un'ulteriore prova, perfetto. A questo punto cosa dobbiamo fare? Operazione al contrario. Andiamo a rimettere il nostro tubo dell'acqua. Perciò appoggiamo bene qui. Vedete com'è a pari. A questo punto la ghiera in senso orario. Facciamole bene questa operazione, perché sennò vi è il rischio di perdite di acqua. Quindi ok, stringiamo un poco, ok, adesso a questo punto riposizioniamo il nostro galleggiante. Allora dobbiamo incastrare praticamente, allora questo è il coso della vite, bisogna tenerlo fuori e andiamo a incastrarlo qua, dove era incastrato prima, eccolo qua. Perfetto, adesso lui è lì dentro, adesso vediamo se funziona. Proviamo, apriamo, senso orario, a questo punto dovrebbe arrivare dell'acqua, anzi la cassetta è già piena, quindi cosa facciamo? Apriamo il rubinetto, facciamo la prova del 9, tirando un poco l'acqua. Alziamo il gancio che c'è dietro qui. Qua vedete che dovrebbe tornare su qui, in questa posizione, ve lo indico. Guardate, se lui torna su, vuol dire che funziona. Aspettiamo un po', ok, avete visto che ha serrato, lui è andato su e a questo punto noi abbiamo risolto il nostro problema, non vi è più l'acqua che scorre perché praticamente il nostro galleggiante è tornato a funzionare. Mettiamo a questo punto il coperchio, incastriamo questa feritoia qui dentro qui, ok? E a questo punto ci sono questi due tasselli che noi dovremo, eccoli qui, girano, mettiamo dentro l'altra parte, perfetto, avete visto che sono dentro. Rimettiamo il coperchio, qui c'è la vite che va affrancata dentro qui, vedete, va presa qua e bisogna cominciare ad avvitare, senso orario, bisogna avvitare un bel po' perché la vite è molto lunga. Dobbiamo tenere praticamente il gancio fuori così, perché qui andrà pressato
col nostro bottone della cassetta. Quindi più o meno la posizione deve essere, si tiene indietro questo e questo qui così in avanti, ok? Perché dopo noi andremo a fare una cosa di questo tipo. Si schiaccia. Sentiamo, facciamo una prova a vedere se funziona. Adesso deve fermarsi il nostro galleggiante, quasi pieno. Perfetto, a questo punto abbiamo la certezza che funziona, rimontiamo su le sue due viti, qui ci sono due viti, ricordiamoci di metterle, possiamo prendere l'avvitatore oppure il nostro cacciavite a stella, una, e adesso andiamo a montare anche la seconda. Bene, a questo punto dobbiamo prendere questi due, chiamiamoli piccoli cavi che ci sono, che sono solo altro che per fare forza, questi due specie di piruli, chiamiamoli così, appoggiarli sotto alla molla, ok? Che fa un po' di, vedete, va in su, bisogna spingere in su e poi andare in giù. A questo punto la nostra cassetta è a posto, come avete visto il lavoro è venuto bene, perché possiamo rifare un controllo. Sentiamo. Perfetto, come avete visto non perde più, siamo riusciti nel nostro intento, quindi se questo video vi è risultato utile per voi e per gli altri, come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto iscrivetevi al canale, riceverete questi video ogni qualvolta andrò a pubblicarli. Buona giornata a tutti, al prossimo video!